Alla Scala dei Turchi si arriva percorrendo un sentiero di sabbia con la vegetazione ai lati, è davvero un posto incantevole. Proprio alla fine però di questo sentiero si aprirà alla nostra vista e alla vista di coloro che frequentano questo bellissimo angolo della Sicilia, qualcosa che lì non dovrebbe stare. Ci vorrà un mese per demolire l'abuso edilizio che da 20 anni deturpa la Scala dei Turchi. La parola fine al termine di una lunga battaglia giudiziaria l'ha pronunciata il sindaco di Real Monte, Pietro Puccio, che ha emesso l'ordinanza di demolizione. C'era d'altra parte il diktat della magistratura, firmato dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso e dal sostituto Antonella Pandolfo della Procura di Agrigento. Non sono serviti vari ricorsi al TAR, tutti respinti, presentati all'immobiliare Scatur, che 20 anni fa aveva ottenuto la concessione per costruire un albergo praticamente in riva al mare. La demolizione sarà a spese della stessa immobiliare. Sì, è una situazione molto complessa, perché i proprietari, a dire il vero, hanno avuto rilasciato una concessione edilizia negli anni 80 e primi 90. Quindi anche loro non sono totalmente abusivi, come si dice, come mostro abusivo, non è così, perché loro avevano una concessione edilizia. Poi c'è stata questa lunga problematica discussa nelle varie aule del tribunale, e quindi si è arrivata alla decisione della demolizione. Ma com'è possibile rilasciare una concessione edilizia in quel punto, in un punto così bello e così importante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico? Sì, il discorso è quello. Questi hanno avuto rilasciata una lottizzazione nel 1983. Quindi all'epoca non esisteva il vincolo paesaggistico. Fra l'altro quella è una zona B3, quindi una zona edificabile nel programma di fabbricazione del comune. Quindi all'epoca non si aveva un po' la tutela dell'ambiente, il rispetto delle norme, come si ha oggi, mentalità era diversa. Quindi loro hanno regolarmente ottenuto una concessione edilizia. C'è voluto però l'intervento della magistratura per sbloccare tutto. Sì, c'è voluto l'intervento della magistratura, perché è stato quello che ha dato il là alla definizione della problematica, perché sia il comune sia i proprietari si era in una fase di stallo. Praticamente nessuno sapeva cosa fare, ognuno cercava di difendere le proprie ragioni e si restava fermi. Quanto tempo lei è sindaco di Real Monte? Sono sindaco da quasi 3 anni. In questi 3 anni c'è stata un'iniziativa da parte vostra per cercare di sistemare, abbattendo questa struttura, oppure ribadisco che è stato necessario l'intervento alla magistratura per sbloccare l'iter amministrativo? Sì, è stato determinante l'intervento della magistratura. Comunque anche noi avevamo fatto degli interventi, anche perché i proprietari circa un anno e mezzo fa ci presentarono una istanza di risarcimento danni per circa 50 milioni di euro a noi e all'assessorato territorio ambiente, che allora li autorizzò, perché non è stato soltanto il comune che era mandato ad autorizzarli, ma l'assessorato territorio ambiente.